Benvenuti carissimi amici di Essere il Cambiamento in questo nuovo video dedicato alla trasformazione in questo momento, la nostra trasformazione interiore per poter fluire nella nuova creazione di quarta, di quinta dimensione, nei nostri nuovi corpi che si stanno formando sulla base appunto anche della nostra consapevolezza del corpo di luce multidimensionale. Quindi semplicemente noi esistiamo sul piano fisico, sotto forma con questo corpo, in questa proiezione olografica, in realtà noi esistiamo su multipli livelli e dimensioni ed espandiamo la nostra consapevolezza su tutti questi livelli e dimensioni simultaneamente, nel momento in cui prendiamo contatto con il nostro sé superiore, che quindi si espande sulla base della frequenza a cui si sta vibrando. Ok, questo l'abbiamo detto, abbiamo parlato anche delle connessioni più sottili attraverso la connessione telepatica, è possibile ricevere informazioni, è possibile comunque ricevere altri messaggi, rivelazioni, anche comunque da altri star seed. Tutta questa convergenza è creata proprio per creare una rete di interconnessione in modo che possiamo creare la massa critica che ascende ad un livello di coscienza superiore. Per fare questo è necessario che ciascuno guardi profondamente quelle che sono le sue esperienze, quello che è il risultato della sua creazione su questo piano. Cosa significa? Significa che possiamo scegliere di non continuare più ad alimentare la forma 3D, come se fossimo noi stessi che ci osserviamo dall'esterno. A me è anche successo ultimamente di vedere appunto me stessa nella forma 3D, con tutte le memorie vecchie, con tutto quello che si alimenterebbe continuando quindi su quella vecchia strada, e poi invece me stessa qua di quarta, quinta dimensione, con i nuovi insegnamenti, con l'integrazione delle nuove conoscenze che sono arrivate, con tutto il supporto e l'aiuto degli esseri di luce. E ovviamente anche in unità con altri cerchi di luce, con altre anime affini. Quindi osservando questo, osservandoci dall'esterno, possiamo riconoscere esattamente quello che nel caso in cui continuassimo a seguire il modello 3D, allora andremo quindi ad alimentare nella nostra vita, che riflette esattamente uno specchio che riflette questo. Dal momento che interagiamo con tante persone, comunque viviamo determinate esperienze, non è detto che certe consapevolezze siano così radicate e così note, diciamo così, a tutti, perché comunque solo una piccola porzione di umanità pratica il lavoro interiore, cerca di migliorarsi, quindi è chiaro che andiamo ad interagire anche per un discorso duale, di dualità, quindi di polarità che si attraggono, e quindi anche questo. Ci sono insomma tanti aspetti da considerare, quindi l'aspetto su cui ci possiamo concentrare è questo, che comunque sia noi possiamo trarre dall'insegnamento, dall'esperienza, un insegnamento. Questo insegnamento ci aiuta ad avanzare, a crescere nel nostro percorso. Al di là di questo, ovviamente, essendo questo un piano 3D, si aprono con molta facilità tutte le varie dinamiche e situazioni che comunque fanno parte di questo livello di coscienza. E quindi il consiglio che è stato dato dagli esseri di luce per non entrare in queste dinamiche, ma anche come emozione, come emanazione, è quello di comunque riconoscere a se stessi la propria possibilità di poter anche dire di no, ascoltando la propria verità interiore, e parallelamente lasciare che poi quella situazione si possa anche risolvere senza mettere troppo il focus in quella stessa finestra, in quella stessa esperienza, perché altrimenti si continuerebbe ad alimentare sempre quel loop. E voi mi direte: ma come faccio quindi a interagire con gli altri senza quindi entrare in tutte queste dinamiche, senza sentirmi coinvolto o coinvolta emotivamente? Perché appunto nasce tutto da una consapevolezza interna, ovvero che ognuno sta facendo anche il suo percorso. Quindi, dal momento che gli insegnamenti di base sono sempre gli stessi, ovvero il rispetto del libero arbitrio, il rispetto dello spazio reciproco, il rispetto del proprio spazio, quindi anche della propria verità interiore, già questi basterebbero, insomma, per costruire un mondo di pace su questo piano. È il fatto di riconoscere le cause e gli effetti che uno genera esattamente con le scelte e le sue azioni. Insomma, già tutto questo è già una base. Quindi, osservando l'esperienza specifica, possiamo risalire a
modalità di scelta e di comportamento che noi, sulla base appunto del fatto che stiamo vibrando ancora in 3D o in 4 o 5D, mettiamo in campo. Questo è un insegnamento davvero molto importante che possiamo subito mettere in pratica. Quindi, cosa succede se uno si trova anche all'interno della situazione? Non significa che per forza emotivamente deve entrare in quella situazione. Si può sganciare, distaccare e, attraverso una parola usata dagli esseri di luce, anche ignorare, lasciare che quello faccia il suo corso. Quindi, comunque, quella creazione farà il suo corso. Evidentemente ci sono anche ancora degli aspetti che devono essere ancora appresi, degli insegnamenti da cogliere all'interno di quell'esperienza, da parte delle altre parti messe in gioco, e che anche noi svolgiamo una sorta di ruolo all'interno di quella storia. Però non è detto che ci siano esattamente le stesse lezioni da prendere, insomma, per ognuno. Ok, quindi questo nasce anche con estrema onestà ed estrema sincerità, perché ognuno di noi si rende conto, evidentemente, anche di quelli che sono i suoi diritti, di quelle che possono essere le sue capacità all'interno di quella situazione, di quello che può dare, di quello che può non dare. Quindi, con estrema sincerità e umiltà, ovviamente si osserva la situazione da più angolazioni. Però non è detto che dobbiamo entrare all'interno di quella situazione, soprattutto nella forma emotiva, perché altrimenti si rientra in quell'ingranaggio 3D dove di nuovo uno sta a pensare: ma perché questa persona ha fatto così? Ma perché i politici si stanno comportando in questa maniera? Cioè entrare in tutto questo loop che comunque sia nasce sempre anche da forme di giudizio che si possono avere. Ognuno all'interno, insomma, dell'esperienza sta facendo i suoi passi, quindi il suo percorso è già perfetto in se stesso. Semplicemente nella centratura rispetto a quello che noi vogliamo interiormente, è quello che è il riconoscimento dei nostri diritti, delle nostre libertà, del nostro spazio, possiamo operare e agire di conseguenza, divenendo consapevoli di ogni effetto che quell'azione comunque esercita anche sugli altri. Non per questo alimentando in maniera negativa quella stessa situazione, altrimenti rimaniamo allacciati comunque alla vecchia forma 3D. È chiaro che ci sono vari livelli e vari stadi e che ognuno sta facendo il suo percorso, però è anche necessario in questo momento vibrare alto e non essere risucchiati da questo sistema di frequenze che comunque si muove come se fosse una macchina che si muove tutta insieme. Quindi cercare di uscire, ritornare quindi sempre al proprio centro, valutare le situazioni, però in maniera comunque distaccata, osservando dall'alto esattamente le nostre due versioni. La versione 3D, quella parte comunque che fa parte quindi del vecchio, ancora le varie memorie vecchie, anche familiari che si possono attivare o anche dell'umanità, e invece ciò che noi siamo e stiamo diventando come esseri anche multidimensionali, prendendo consapevolezza di noi stessi, prendendo coscienza che questo è soltanto uno dei livelli, ma che noi possiamo acquisire le consapevolezze anche su altri livelli, su altri piani e quindi di conseguenza applicarle anche su questo, portando esattamente quegli stessi principi, quelle stesse frequenze di luce, senza quindi entrare, perché sono comunque, si escludono a vicenda, senza più entrare in quella forma di creazione di coscienza di bassa vibrazione, forma di coscienza comunque inferiore, accettando e accogliendo tutto ciò che è stato. Accettando, accogliendo tutto ciò che anche gli altri comunque ci mostrano, ci fanno vedere come specchio, parallelamente continuare a muoverci nell'ottica di crescere, di espandere la nostra frequenza vibratoria sempre di più, quindi salire sempre di più come frequenza. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video. Un caro saluto a tutti, buon lavoro a tutti, buone frequenze di luce a tutti e a presto.